vediamo fra 2 minuti in coda alla ricetta, così vi racconto i segreti e i trucchetti per realizzare questa strepitosa, confortevole e semplicissima ciambella latte e miele, con solo 2 uova e senza burro, ma di una bontà e sofficità imbattibili. Niente strumenti o abilità particolari per realizzarla, soltanto una ciotola, le fruste elettriche e 5 minuti del vostro tempo. Ricetta, a dopo. Eccomi come promesso per i segreti e i trucchetti, pochi ed essenziali ma che mi agevolano tantissimo nella preparazione. Partiamo dagli ingredienti. Le uova, come sempre, biologiche possibilmente, devono essere a temperatura ambiente, solo così si monteranno velocemente e senza fatica con lo zucchero. Zucchero che è presente nella ricetta in minima quantità perché serve solo per montare le uova e renderle chiare e spumose, perché poi a dolcificare e profumare la torta ci pensa il miele, ma lo vediamo tra un attimo. Ah ecco, riguardo sempre allo zucchero, potrete utilizzare quello di canna, che va benissimo comunque. Come avete notato, anche per questa ciambella ho scelto di sostituire il burro con l'olio. Ho scelto l'olio di mais perché, come sapete, è quello che ho sempre in dispensa e che preferisco. Tutti gli altri oli di semi, arachidi, di girasole vanno benissimo. Eccezion fatta. Per quello d'oliva, perché appesantisce troppo sia la consistenza che il sapore proprio dell'impasto. Ma passiamo agli ingredienti chiave di questa ricetta, il latte e il miele. Un'accoppiata che in generale adoro e nello specifico regala a questa ciambella un sapore e un profumo meravigliosi. Come per le uova, vi suggerisco di utilizzare latte biologico a temperatura ambiente e ovviamente potete sostituirlo, intendo il latte vaccino, con quello vegetale. Ad esempio ho provato questa ricetta con latte di nocciole ed è fantastica. Per quanto riguarda il miele, trovo che quello di acacia sia il migliore perché, oltre alle sue proprietà, ha un sapore rotondo, quasi vanigliato, che esalta e intensifica ancora di più il sapore del latte. E soprattutto ve lo consiglio perché, essendo liquido, si amalgama in un attimo all'impasto senza fatica. All'atto pratico, però, maneggiare questo ingrediente, pesarlo e versarlo nell'impasto è sempre molto complicato perché è appiccicoso e vischioso, soprattutto quando si pesa e poi si deve versare nell'impasto. La maggior parte del miele rimane nella ciotola nel quale è stato pesato.
Avrete notato però durante le riprese video la grande facilità con la quale io ho versato fino all'ultima goccia il miele nell'impasto, ovviamente utilizzando un trucchetto che ho scoperto casualmente. Scusate, si sta facendo buio, accendo una luce. Il trucchetto è questo: una volta pesato l'olio e versato nell'impasto, utilizzate la stessa ciotola senza lavarla per pesare il miele. I residui di olio sul fondo e lungo le pareti della ciotolina faranno scivolare via il miele senza alcuna fatica fino all'ultima goccia. Ultimo trucchetto per livellare la superficie dell'impasto prima di infornare Infuriamo una ciambella che fra pochi minuti verrà trasferita nel forno. Dicevo, prima di infornarla, anziché utilizzare un cucchiaio per livellare la superficie, che è sempre un pasticcio perché bisogna fare lo slalom tra le pareti e il tubo centrale dello stampo, semplicemente ruotare un po' a destra, un po' a sinistra alternativamente con dei movimenti veloci e accennati lo stampo e la superficie si livellerà alla perfezione senza fatica. A proposito di stampo, potrete utilizzare questo che si chiama Bunt, che io adoro. Oppure uno stampo normale da ciambella come questo, o questo da 18, 20, 22, 24 cm. Considerate che più grande è lo stampo, più bassa verrà la ciambella. Bene, passerei all'assaggio. Adesso lo sposto qua, adesso lo metto qui. Com'è? Un po' ballerina? Vabbè, la teniamo ferma. Già il profumo è una fetta piuttosto grande, ma posso dire talmente leggera. Non è qua la forchetta. Ho cambiato la disposizione delle cose e adesso però non mi oriento più, non vado a cercare le forchetta. Leggera, sofficissima, delicata, ottima. Sento il profumo del miele che si fonde con quello del latte. Il miele regala proprio una dolcezza profumata e non stucchevole. La nota vanigliata in sottofondo, il tutto accompagnato da questa sofficità incredibile. È perfetta per colazione e per merenda perché è super confortevole, ma anche come dopo pasto perché resta leggera ma sfiziosa. Insomma, la adoro. Sono felicissima di aver condiviso la mia ricettina con voi e ve la straconsiglio. Se la rifarete, fatemi sapere con un commentino qui sotto come è andata. Idem, se avete dubbi o domande, scrivetemi, sarà un piacere per me rispondervi. Bene, spero che questa ricettina vi sia piaciuta, che i miei trucchetti vi tornino utili e noi ci vediamo in occasione del prossimo video. Ciao!